Gabriella Montera. Tra le attività particolarmente seguite dalla provincia di Bologna ci sono l'agriturismo e l'educazione alimentare. Cosa si sta facendo a tal proposito? Beh, intanto l'agriturismo lo sosteniamo attraverso i fondi comunitari. Noi finanziamo al 40% sia l'attivazione di aziende agrituristiche, quindi di questa sfera multifunzionale dell'azienda agricola, poi avviamo anche percorsi di formazione professionale per gli operatori agrituristici. In provincia di Bologna sono 150 quelli, diciamo, accreditati, quindi sono un numero straordinario, e questo per merito credo anche dell'impegno dell'istituzione che ha sostenuto questo percorso. Educazione alimentare, orientamento dei consumi: noi siamo, insieme alla Regione Emilia-Romagna, che delega alle province le funzioni proprio di lavorare per l'educazione alimentare e l'orientamento dei consumi, gestiamo progetti importanti nelle scuole attraverso progetti mirati che ogni anno si qualificano, e anche in un rapporto col consumatore, perché orientare il consumatore a usare prodotti tipici del territorio significa da una parte offrirgli la qualità, dall'altra garantirgli anche dal punto di vista della salubrità un trattamento che in altra maniera non potrebbero avere. Un'agricoltura che torni al territorio, che valorizzi il nostro patrimonio di culture ed esperienze, può rappresentare un'alternativa agli OGM che per molti costituirebbero una minaccia per salute ed ambiente? Beh, la costituisce un'alternativa, perché la produzione agroalimentare del territorio bolognese, ma evidentemente non solo, di tutto il territorio nazionale, è talmente importante dal punto di vista della qualità e della distintività che in effetti non si capirebbe perché sostenere le coltivazioni OGM. Noi abbiamo un'agricoltura i cui DOP, IGP, marchi certificati ci viene invidiata in tutto il mondo. Riusciamo a competere attraverso proprio l'offerta di una produzione alimentare straordinaria che ci invidia davvero l'intero universo, non soltanto l'Europa. Quindi perché mai pensare a prodotti geneticamente modificati? Noi abbiamo degli areali produttivi a Bologna, ma ovviamente anche qui in tutta Italia, che sono molto piccoli, per cui la contaminazione sarebbe assolutamente inevitabile. E allora credo che se un produttore vuole per esempio usare tecniche di coltura biologica abbia tutto il diritto di continuare a farlo senza rischiare ciò che invece attraverso gli OGM sarebbe a tutt'oggi a nostro sapere inevitabile, e cioè avere delle contaminazioni. Quindi competiamo nel mondo, perché il Made in Italy alimentare è il Made in Italy nel mondo, e credo che su questo bisognerà continuare la sfida attraverso maggiori investimenti, non attraverso disinvestimenti legati all'omologazione del gusto.